Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. E dunque oggi parleremo di un rumors che insomma sta venendo fuori lontanamente, ma che insomma sta prendendo piede sempre di più con degli vari indizi. Allora, cominciamo. Il rumors di cui parleremo oggi è la Juventus nel basket. Perché? Perché sembra che la volontà della Juventus sia quella di comprare i diritti di una società che possa essere l'Auxilium Torino o chi per essa, e entrare così nel mondo del basket, un po' come ha fatto nel femminile, entrare anche nel basket. Cominciamo a elencare gli indizi. L'idea che gli Agnelli volessero entrare anche nel mondo del basket, oltre che nel calcio, credo che già quest'anno la volontà sia stata chiara. Quando il primo indizio appunto è stato quando l'Auxilium Torino è diventata Fiat Torino. Se vi metto intanto, avrete l'immagine nella divisa di quest'anno dell'Auxilium. E questo sponsor insomma fa capire che gli Agnelli, la volontà degli Agnelli era quella di investire nel basket, ecco, magari comunque magari in maniera sicuramente meno potente che nel calcio, però l'idea di investire nel basket c'era, perché altrimenti non fai da sponsor. Visto l'importanza dello sponsor nel basket, non dai il tuo nome a una squadra di basket. E sembrava tutto ormai, sembrava finita lì, insomma, che con il basket, con la Torino che appunto è diventata Fiat Torino. Ma poi dopo hanno cominciato a venire fuori che l'Adidas voleva fare delle divise di basket ispirate a squadre di calcio. La cosa è parsa strana, perché l'unica squadra che diciamo è venuta fuori di questo filotto era la Juventus, perché il Real Madrid la squadra di basket ce l'ha veramente, Bayern Monaco ce l'ha, insomma era una cosa particolarmente strana. E siamo andati avanti, la cosa è passata ovviamente in secondo piano, c'era il campionato di mezzo, tutte le ovviamente altre cose. Poi di colpo ieri appare questo video qua. Avete visto la stranezza di questo video? Soprattutto sopra nel post c'era scritto noi ci stiamo preparando a che cosa? Solo alla maglietta? Mi sembra particolarmente strana la cosa. Se non bastasse questo, come storia di Instagram è apparso questo. E allora adesso le cose cominciano a diventare un po' complicate da capire. Queste due storie video, diciamo che creano qualcosa di particolarmente strano, particolarmente difficile da intuire. Fatto sta che a me piacerebbe tantissimo se la Juventus dovesse creare una squadra di basket, perché sono un appassionato di pallacanestro e mi darebbe la voglia di seguirla ancora più assiduamente. I dettagli ovviamente non si possono sapere, queste sono voci, le voci se le porta via il vento, come dice il proverbio. Però ecco, diciamo che non escluderei che la Juventus possa partecipare, magari non nel prossimo campionato, ma tra due campionati, a un campionato di pallacanestro. È un po' il mio sogno di che la Juventus diventi un po' come il Real Madrid e il Barcellona, una squadra che riesca a investire bene sia nel basket che nel calcio. Quindi dopo la Juventus Women mi piacerebbe anche la squadra di pallacanestro, questo sicuramente. E poi vabbè, il mio sogno nel cassetto è anche avere una squadra di ciclismo che possa partecipare al Giro d'Italia in quanto appassionato, però quello vabbè, quello è già un pochino diverso. Bene ragazzi, chiaramente per logica, se dovesse andare in porto questa voce, io penso che giocherà al Pallaruffini di Torino, perché credo che sia quello più accessibile. Ripeto, è solo una cosa, è una voce, quindi prendetela come tale, però ecco, è una suggestione che a me piace particolarmente tanto. E ovviamente dico la verità, vedere la Juve nel basket sarebbe una cosa che mi farebbe tanto tantissimo piacere. Ragazzi, io vi saluto e vi do appuntamento nei prossimi video. Ciao!